Dovendo toccare la mano. Sarebbe più facile sparare il tuo. Non è questa la volontà del padre. Portalo da John. È pronto per la sua confessione. I miei genitori sono stati loro ad insegnarmi il potere del sì. Una notte loro mi hanno portato in cucina, poi mi hanno sbattuto per terra e mi hanno fatto provare dolore e dolore e dolore e dolore. E quando pensavo di non poterne più, è successo. No! Dentro di me si è liberato qualcosa. Non avevo paura, era tutto chiaro. Così li ho guardati e ho iniziato a ridere. Ma riuscivo soltanto a dire sì. Ho passato tutta la vita a cercare altre cose a cui dire sì. Ho aperto tutti i buchi del mio corpo e dopo averli riempiti, ne ho creati altri. Ma è stato Joseph a mostrarmi quanto fossi stato egoista sempre. Ricevere, sempre prendere. Il miglior dono non è quello che ricevi, è quello che dai. E per dare ci vuole coraggio. Il coraggio di accettare il peccato, di inciderselo a fondo sulla pelle, portandone il fardello, e dopo averlo espiato, quando inizio la vera redenzione, strapparlo via come un tumore ed esporlo perché tutti lo vedano. Dio, questo è coraggio. Io vi insegnerò il coraggio. Vi insegnerò come dire sì per affrontare le vostre debolezze, affrontare il peccato. Nuoterete attraverso un oceano di dolore riemergendo liberi. Solo allora inizierà la vostra redenzione. Allora chi vuole cominciare? Chi di voi? Sì! Sì! Non te ne pentirai. Te lo prometto. Prima di cominciare, ritengo che sia meglio che la vice Hudson faccia ritorno nella sua stanza. Le confessioni sono una cosa privata, in fondo. Non sono qui per toglierti la vita, sono qui per dartela. Adesso ti aprirò e verserò in te le tue peggiori paure. E mentre stai soffocando, i tuoi peccati saranno rivelati. Solo allora potrai realmente capire il potere del sì. Torno subito.